Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro un full day of eating. Vi sto facendo vedere ogni fase, diciamo, di questo mio ritorno ad essere un atleta. Abbiamo visto la parte dove mi allenavo col pugilato, abbiamo parlato un po' del mio programma di pesi, ma ve lo faremo vedere in un prossimo video nei dettagli. Abbiamo parlato di come faccio la preparazione atletica e oggi parliamo di come mi sto alimentando. Quindi ci sarà Riccardo che ci spiega quali sono le scelte che abbiamo preso e io invece vi mostro una mia giornata tipo. Quindi adesso ci pesiamo, vi faccio un check del fisico e poi dopo andiamo a vedere cosa faccio per colazione. Intanto questa è la mia condizione attuale. Per essere a questo peso devo dire che sono molto soddisfatto. Questa composizione a questo peso non l'ho mai avuta. Mi sto massacrando di cardio e questo mi aiuta a mangiare un pochino di più. Questa è la condizione fisica attuale. Peso 86,15. L'obiettivo è massimo 80 kg, perché nel pugilato già 80 kg sarei bello pesante e a livello di fiato, ora che ho peso così tanto, faccio una fatica enorme. Andiamo a vedere la colazione. Scusate l'inquadratura strana ragazzi, ma ho scordato la fotocamera in studio, quindi devo registrare tutto quanto dall'iPhone. Vi faccio vedere un po' com'è una mia colazione. Faccio sempre tre tipologie di colazione. Una è cereali con il latte di mandorla, le proteine, un po' di noci e un po' di cioccolato fondente dentro. Ho finito i cereali, ne ho altri due. Per uno utilizzo questo prodotto MyProtein, fantastico, che è la granola proteica alle mandorle e miele, non dico il nome, mandorle e miele, che ha dei macro eccezionali. Ricordatevi sempre che abbiamo il link MyProtein in descrizione, se usate Filippo MYP c'è il massimo sconto che potete avere sul sito e se passate dal nostro link supportate noi, il nostro progetto e il canale, io vi ringrazio un botto. Detto questo, o mangio questi, li metto in uno yogurt, io sono intollerante al lattosio, prendo lo Skyr che ha molto poco lattosio, ve lo posso vedere, e un sacco di proteine. Quindi questo più questo sono entrambi proteici, se faccio questa colazione prendo un misurino di proteine. Se faccio la colazione con i cereali prendo due misurine di proteine e il resto è uguale, ci metto sempre o le noci o le mandorle, ma siete poggiati sulle mandorle ora quindi non ve le posso far vedere, e un cubetto di cioccolato fondente all'85%. La terza tipologia di colazione è con l'avena integrale, sempre MyProtein. 100 grammi di avena. Faccio sempre la colazione molto carica di carboidrati perché mi piace così, voglio essere energico la mattina, spesso mi alleno la mattina, quasi sempre, o comunque lavoro e voglio essere sveglio, avere energie, voglio essere carico, non voglio avere crampi dalla fame. Se riesco cerco sempre di allenarmi la mattina perché di solito tiro molto lungo la sera col lavoro, a volte lavoro anche di notte fino alle 2, eccetera, e se sono concentrato sul lavoro sono sconcentrato in allenamento. Se sto lavorando e sono le 5, stacco di lavorare alle 6 per prendermi un'oretta e mezzo per allenarmi, durante l'allenamento penso solo al lavoro. Se invece riesco ad allenarmi la mattina presto appena sveglio e dopo iniziare a lavorare, allora mentre mi alleno sono libero con la mente concentrata e spingo. E poi dopo quando lavoro ho la testa 100% sul lavoro. Questa la faccio poco di colazione, come colazione adesso, perché il porridge è caldo, ci sono 40 gradi fuori e muoio, quindi stamattina opteremo per questa. Dimenticavo l'integrazione, prendo ferro che l'ho acquistato a parte perché su MyProtein purtroppo non c'era e io lo devo prendere per forza perché ho una leggera anemia. Poi prendo vitamina B12, io sono vegetariano quindi per me è estremamente importante, in realtà sono pesciatariano, non mi piace come termine, cioè non mangio la carne semplicemente, però mangio i derivati e mangio il pesce. Poi prendo la vitamina B3, omega 3 vegani, creatina, che è l'integratore più ricercato in assoluto, più efficace, dovrebbero prenderlo tutti quelli che fanno palestra, in questo caso in compresse solo perché la versione in polvere era finita e mi dovrebbe arrivare in questi giorni, ho appena rifatto l'ordine, e sono 6 grammi al giorno. E poi ovviamente ci sono le proteine, io prendo le Impact Whey isolate, anche se sono intollerante al lattosio, ovviamente le isolate sono isolate proprio perché non c'è il lattosio, quindi posso prenderle, e sono estremamente solubili, io le adoro, e prendo sempre queste qua, chocolate nut, quindi cioccolato e nocciole, questo per me è il sapore più buono in assoluto, non sono uno che cambia spesso, ho provato questo al primo tentativo, mi è piaciuto, tengo questo, sono a posto così.
Ho provato anche quelle vegane, sono altrettanto buone ma sono meno solubili. Io preferisco, non mi piace mangiare la roba un po' granulosa, quindi preferisco queste che si sciolgono molto meglio. Un misurino in questo caso, perché la granola è molto proteica, e mi ero dimenticato, molto importante, un frutto in colazione oggi, una pesca. Questo è il risultato finale, non particolarmente bello esteticamente, ma molto buono e molto veloce. Dunque ragazzi, ve lo dovrebbe aver già detto Fillo prima, comunque si è rivolto a me, mi ha chiesto una mano perché adesso vuole diminuire di peso. Siccome è arrivato a un peso iniziale da appunto questa richiesta di 89 kg, che per lui oggettivamente sono tantini per fare un'attività come può essere quella di pugilato, perché ha iniziato a sentire effettivamente dei problemi a livello articolare, quindi mi ha chiesto una mano per ciò che riguardava la diminuzione, il calo di questo peso. Mi ha chiesto una mano perché il mio ambito di studio attuale è la nutrizione. Per farmi un po' un'idea della situazione di partenza di Fillo, gli ho chiesto una sorta di diario alimentare, quindi quello che lui mangiava normalmente in una giornata tipo. E già lì ho visto un po' di criticità inerenti al fatto che la sua giornata tipo praticamente era uguale tutti i giorni, cosa molto sbagliata ragazzi, e oltre a questo ovviamente anche livelli energetici, quindi le chilocalorie totali e i macronutrienti come erano ripartiti nello specifico. Fillo all'inizio di questa richiesta non stava tracciando in realtà e non stava calcolando i macro da seguire, mangiava un po' così a sentimento, però già da questa compilazione risultava, parlando prettamente di macronutrienti, che erano fortemente sbilanciati, perché avevamo quasi un 2,4 grammi di proteine pro chilo in una fase che tutto sommato, se vogliamo, era di massa. Per farvi capire, solitamente in una fase di massa si sta tra i 2 grammi al massimo e 1,6 per intenderci, più o meno, parlando di grammi pro chilo di proteine. Carboidrati non erano poi così alti considerando questa fase, però va anche considerato che Fillo ha un po' di problemi a livello di gestione dei carboidrati. Grassi invece erano piuttosto bassi, perché venendo lui da una fase di massa non aveva nemmeno un grammo pro chilo di grassi, che in questa fase con le calorie così alte sarebbe la norma, invece lui era addirittura molto al di sotto. Quindi parlando prettamente di macronutrienti, qui c'è stato un ribilanciamento per ciò che riguarda proteine e grassi, con una diminuzione delle prime e un aumento delle ultime, nonostante l'obiettivo fosse quello di diminuire il peso corporeo, perché solitamente quando si va a fare un taglio si aumentano le proteine e si vanno a diminuire magari carboidrati e grassi. Il problema è che Filippo era molto sbilanciato all'inizio, quindi non aveva senso sbilanciare ancora di più questo rapporto. Rapporto che tra l'altro adesso vedremo era però strettamente correlato a quello che mangiava, che era la cosa in realtà principale da cambiare. Perché? Perché quello che ad esempio sto cercando di fare con lui, e che in realtà è molto importante quando ci andiamo a approcciare alla nostra alimentazione, è la cosiddetta educazione alimentare. Perché un errore comunissimo che le persone fanno, e anche in palestra questo errore viene perpetuato, è quello di non variare le fonti alimentari, magari di pensare a quelle 2-3 come fonti perfette da cui non deviare mai. E questo è un grave errore. Perché è un grave errore? Perché se noi non variamo le nostre fonti alimentari andremo a perdere sicuramente dei micronutrienti da qualche parte. Rischiamo anche di accumulare eventuali tossine o metaboliti particolari di un determinato alimento se lo mangiamo sempre in cronico, capite? Molecole che per esempio potrebbero derivare semplicemente da produzione, o magari, facendo un esempio, dei dolcificanti acalorici che, ricordo sempre, hanno un upper intake da non superare da linee guida che però tipicamente nessuno conteggia. Altra cosa che Fillo faceva, strana se vogliamo, era fare solo 3 pasti al giorno, nonostante le chilocalorie così alte, nonostante la fase di massa. Tipicamente si cerca di suddividere i pasti su 5 almeno al giorno, proprio anche da linee guida. Una cosa che non ho detto prima è che tutto quello che vi sto riportando non è solamente qualcosa mirato a il calare il peso, ma è mirato anche a mantenere il soggetto in salute, e soprattutto è un intreccio di conoscenze derivate dal mondo della palestra, sempre scientifiche mi raccomando, ma anche derivate dalla corretta alimentazione, quindi la dieta mediterranea, le linee guida LARN. Quindi anche qui era un po' strano che lui facesse solo 3 pasti in una fase di massa in cui si mangia di più. Anche qui Fillo mi ha detto che era per questioni prettamente di impegni di tempo. Siamo di nuovo qui per pranzo. 200 grammi di couscous con circa 300 grammi di merluzzo, 2 zucchine piccole e di nuovo un frutto, una pesca, mi sono rimaste solo quelle. Vi faccio vedere come lo preparo. Ah,
15 grammi di olio che sono già in padella, che è un trucco per il couscous che è una bomba, quindi ora ve lo faccio vedere. Abbiamo fatto scaldare l'olio, ora aggiungiamo le zucchine fatte a cubetti. Qualche secondino giusto, facciamo saltare le zucchine, poi mettiamo subito il merluzzo ancora congelato. Così il liquido che rilasciano le zucchine e il liquido che rilascia l'acqua che rilascia il merluzzo che è ancora congelato servirà per iniziare a far ammorbidire il couscous. Quando buttiamo dentro il couscous, poco prima mettiamo a bollire l'acqua. C'ho un bollitore da tè e poi vi faccio vedere. Adesso che c'è ancora un po' di liquido che ha rilasciato il merluzzo e le zucchine, mettiamo dentro il couscous. Ora gli lascio assorbire tutto il liquido e lo faccio un po' saltare, un po' rosolare. Quando diventa più scuro, più marroncino scuro, ci metto l'acqua bollente dentro. 10 minuti massimo ed è pronto. L'efficienza, quando si lavora un sacco, si inventa qualsiasi cosa per riuscire ad essere più veloci. E la fortuna, in bolognese la bazza, è che puoi mangiarlo direttamente dalla padella così. E quindi hai anche meno piatti da lavare e ci metti ancora di meno. Perfetto. Un problema che ho riscontrato, tipico in realtà, è stato uno scarso utilizzo soprattutto della frutta. Verdura non eravamo messi poi così male, anche se anche qui Fillo non variava molto le fonti. Qui apro una grossissima parentesi, molto velocemente, riguardo a frutta e verdura. Purtroppo si sente da moltissime persone, che però non sono molto formate in materia, che la frutta e la verdura si può tranquillamente eliminare, magari a favore del multivitaminico che Fillo tra l'altro prendeva. Il discorso è che è un grave errore, sia per un discorso di vie di assimilazione, delle vitamine e dei sali minerali, ma soprattutto perché frutta e verdura non sono assolutamente solo questi micronutrienti, ma contengono anche fibre che sono indispensabili per la salute del nostro organismo, nella giusta quantità ovviamente, e contengono anche il famoso fitocomplesso, quindi tutti dei metaboliti secondari che tipicamente agiscono al meglio in combinazione tra essi e soprattutto non troviamo tipicamente nel multivitaminico. Anche le fonti amidacee di Fillo erano un po' così e così, perché mi sono reso conto che lui praticamente mangiava sia a pranzo che a cena, praticamente sempre, solo gallette. Ora capitemi bene, le gallette sono quel tipico alimento che viene usato soprattutto quando ci si prepara una gara di bodybuilding. Anche lì un po' quasi per moda, un po' per comodità, ok, ma anche per moda in realtà. Il fatto che lui le usasse senza nessuna mira agonistica in ambito di bodybuilding, in una fase di massa, come fonte principale di carboidrati, mi ha lasciato un po' perplesso. Lui di base lo faceva più che altro per questioni di tempo. Però anche lì ho cercato di insistere sul fargli preparare delle fonti amidacee un po' diverse, diversificate nei giorni, come possono essere tranquillamente la pasta, il riso, il couscous, grano saraceno e via dicendo, perché come vi dicevo anche prima l'importante è sempre variare, anche semplicemente per non disabituare il nostro organismo poi a riuscire ad assimilare, a metabolizzare a dovere determinati alimenti. La strategia, diciamo, alla base per far diminuire il filo di peso qual è stato? Ovviamente il deficit calorico, però attenzione, non abbiamo messo un deficit calorico importante, perché onestamente è una strategia che non mi piace assolutamente. Perché? Perché se noi andiamo a calare di tanto l'ammontare calorico in una persona, sì, magari vedrà nell'immediato un riscontro, più che altro a livello della bilancia, attenzione, che non è poi un riscontro a livello di massa grassa. Il problema è che più è alto il taglio iniziale, più facilmente poi la perdita di peso verrà recuperata nel breve periodo. Per questo io preferisco molto di più un approccio di taglio calorico ma blando. Infatti ho impostato per Fillo un taglio calorico di 100 kcal circa a settimana, però anche qui attenzione, poi nel percorso abbiamo rimodulato, perché avendo lui introdotto nel mentre allenamenti extra di pugilato che prima non faceva, il peso è iniziato a calare più velocemente del previsto e quindi lì abbiamo ribilanciato. Infatti la prima settimana, nonostante non ci fosse praticamente un taglio calorico, ma avessi semplicemente ribilanciato i macronutrienti e ovviamente avessimo messo tutti quei vari accorgimenti a livello degli alimenti, Fillo aveva già perso 1,5 kg. Questo perché in realtà aveva introdotto molta più attività fisica. Poi già la settimana successiva il peso si era stabilizzato, ma perché in questo caso? Perché Fillo, per impegni lavorativi, aveva tolto qualche allenamento e allora lì siamo andati a rimodulare nuovamente, perché dovrebbe essere un po' così, diciamo, l'approccio in questi casi, cioè man mano gestire al meglio la cosa e non avere un qualcosa di impostato e fisso immutabile. Vorrei sottolineare una cosa:
Attualmente lui non è in un deficit particolare, è sicuramente in un deficit rispetto al punto iniziale a livello calorico, però il miglioramento c'è stato soprattutto grazie a una reimpostazione di tutto a livello di macro e anche a livello di effettivamente educazione alimentare, capite? Quindi ci terrei veramente a focalizzarvi su questo punto. Allora ragazzi, sono le 10 di sera praticamente, sono appena tornato a casa, giornata un po' piena, per questo motivo la cena deve essere veloce. Come fonte proteica prenderò i fiocchi di latte, sempre tutto senza lattosio. Mangerò un po' di pane americano per toast come carboidrati e come fonte di grassi quello da Anacardi. Quindi ho un po' di grassi buoni, un po' di carboidrati che Riccardo non sarà contentissimo e un po' di proteine, però voglio sinceramente cenare al volo, sono già le 10 di sera e non avevo grandi sbatti. Spero di avervi dato qualche idea, che vi sia piaciuta questa tipologia di contenuto dove vi mostro come mangio, Riccardo vi spiega perché mangio in questo modo qua, vi faccio vedere questo percorso, ho già ricomposto molto, sono contento, devo perdere ancora molto peso ma vi porterò con me in questo percorso. Qualsiasi idea, qualsiasi commento, qualsiasi domanda lo lasciate giù nei commenti. Come al solito sapete che giù in descrizione trovate tutti quanti i link per supportarci, link per la nostra consulenza, My Protein, qualsiasi cosa. Andate sotto, comprate tutto quel cavolo che volete, sapete che ci aiutate, noi apprezziamo, ci vediamo al prossimo video. Bella!